trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno a tutti, Tashidelek. Tashidelek è un saluto tibetano per dire benvenuto. Io mi chiamo Tashi Samrup, sono tibetano e vivo in Italia da 15 anni. Faccio parte della comunità tibetana in Italia e Free Tibet Italia Onlus. Vi racconto una breve storia del Tibet e come la situazione attuale in Tibet ad oggi. Il Tibet è stata una nazione indipendente, ha avuto una ricca storia della sua indipendenza, ma nel 1959 Tibet è stato occupato per la prima volta dal governo cinese. Tuttora Tibet è sotto l'occupazione cinese. Di conseguenza, Sua Santità il Dalai Lama e 80.000 tibetani hanno dovuto sfuggire dal Tibet e vive in India come rifugiati. In India abbiamo creato un governo tibetano in esilio che si chiama Central Tibetan Administration, che ha sua sede a Dharamsala, nord dell'India, che funziona sotto la guida della Sua Santità il Dalai Lama. Com'è la situazione attuale in Tibet? Vi racconto in breve come vivono i tibetani in Tibet. Dopo 63 anni di occupazione cinese, Tibet è ancora chiuso per turisti. Nessuno può visitare il Tibet neanche come turisti. Sappiamo che dal 2009 ad oggi 160 tibetani hanno scelto l'estrema forma di autoimmolazione, unica forma di protesta che possono manifestare in Tibet. I tibetani scelgono questa autoimmolazione e l'autoimmolazione è diventata un simbolo come vive i tibetani in Tibet. Dopo 63 anni di occupazione cinese, l'obiettivo di governo cinese è molto chiaro in Tibet. Vogliono sradicare l'identità tibetana, cultura tibetana, religione, stile di vita tibetana in Tibet. In Tibet i tibetani non possono studiare liberalmente la lingua tibetana. Prima devono studiare la lingua cinese, che è diventata la prima lingua, e poi la lingua tibetana è diventata marginale. Colgo questa occasione per esprimere i nostri sentiti ringraziamenti a Free Tibet Italia Onlus e associazioni e vari gruppi che sostengono la causa tibetana. Per risolvere la causa tibetana, noi come tibetani cosa chiediamo? Noi chiediamo un'autonomia genuina da parte del governo cinese che comprende tutto il territorio storico del Tibet, con dialogo. Noi non vogliamo guerra, non vogliamo combattere, noi vogliamo solo un dialogo pacifico con il governo cinese, con approccio il via di mezzo, che sarà beneficio sia per cinese che per i tibetani. Alla fine vorrei chiedere cosa potete fare per aiutare il Tibet. In Italia esistono tante varie associazioni, gruppi di sostegno al Tibet. Potete sostenere questi gruppi come Free Tibet Italia Onlus. Grazie, Tashidelek, a tutti. Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio. E con loro le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome. Vittime del dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Associazione Vittime del Dovere, Scuola di Design del Politecnico di Milano e ANCI stanno realizzando il primo monumento digitale alle vittime del dovere. Si tratta di una cartografia in cui saranno indicati i luoghi commemorativi dedicati alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Una mappatura su tutto il territorio nazionale dei luoghi dedicati alle vittime, a un evento specifico o al singolo caduto. Aiutaci anche tu a trovare i luoghi della memoria.
I sindaci potranno partecipare all'iniziativa collegandosi al sito www.vittimedeldovere.info. Anche tu puoi aiutarci scrivendo a segreteria@vittimedeldovere.it. Teniamo accesa la memoria. Questa è la storia di un seme che germogliò e divenne un papavero, il più bel fiore del suo giardino. Passarono le stagioni e il papavero crebbe, fino a quando, un giorno, qualcuno, incurante dell'importanza del fiore, lo calpestò. E tutti i fiori del giardino piansero, a lungo, per la mancanza dell'amato papavero, fino a quando, un giorno, un forte vento si alzò, portando con sé una pioggia incessante. Il vento sparse nel giardino tanti piccoli semi di papavero, che, grazie alla pioggia, iniziarono nei giorni a seguire a germogliare. E così, nel tempo a seguire, nel giardino fiorirono innumerevoli splendidi fiori di papavero, robusti e belli come era stato il primo, perché così fanno i fiori del giardino dei giusti, rifioriscono mille volte ancorché calpestati dall'uomo incurante. L'indifferenza e la crudeltà nulla possono contro la forza della natura. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Buongiorno a tutti, sono Marco Bongi, il presidente dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, un'organizzazione che si occupa di tutelare, assistere e riabilitare le persone con gravi problemi di vista. Oggi parleremo di un argomento molto importante, cioè gli ausili che possono consentire alle persone ipovedenti e non vedenti di migliorare il proprio livello di vita nella propria esistenza quotidiana. E io qui ho portato alcuni esempi che sono veramente molto semplici, che però possono dare un contributo fondamentale. Iniziamo ad esempio dall'orologio. L'orologio, dicevo, non posso neanche più sapere che ora è. Basta acquistare un modello di orologio parlante. Abbiamo dei cellulari che consentono, che hanno ancora la tastiera, mezzogiorno e 10, e consentono volume 5 di chiamate, vocalizzare le chiamate, i messaggi, con una modalità di utilizzo molto molto semplice. Mezzogiorno e 10. Rimaniamo sulle cose molto semplici. Possiamo avere dei termometri per misurare la febbre che sono parlanti. Abbiamo ad esempio questo portamonete molto semplice che consente di suddividere tutte le tipologie di monete dai un centesimo fino ai 2 euro e poterli poi dopo recuperare senza dover perdere molto tempo per trovare le monete. Abbiamo la sveglia parlante, la bilancia parlante per pesare gli alimenti. Esistono poi anche le bilance parlanti per pesa persone, il misuratore di pressione parlante, il misuratore di glicemia parlante. Oppure per chi conserva un residuo visivo ci può essere il video ingranditore, cioè che è un monitor che è in grado tramite un circuito di telecamera interna di ingrandire moltissimo la pagina di un libro, la pagina di un giornale, una lettera, una bolletta telefonica e qualsiasi altro documento cartaceo. Fino possiamo avere anche dei lettori vocali che, per chi non ha più un residuo visivo, consente tramite uno scanner è un sistema computerizzato di riconoscimento dei caratteri, arrivare, diciamo, alla lettura con una sintesi vocale di un libro, di un giornale. Anche il computer, tramite dei software, diciamo, che consentono di far parlare il personal computer, sono pienamente utilizzabili. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare con questa trasmissione è molto semplice. Certamente perdere la vista o vederla fortemente diminuita non è una cosa bella,
però ciò nonostante la vita rimane degna di essere vissuta e con il supporto di associazioni senza scopo di lucro, come ad esempio la nostra, è possibile farsi un'idea più completa, un'idea, diciamo, non commercialmente orientata di cosa esiste e di quali possono essere le soluzioni più idonee per le singole situazioni personali. Perché non esiste una persona uguale all'altra, così non esiste una vista uguale all'altra. La nostra associazione è a disposizione attraverso il proprio servizio di supporto tecnico, di domotica, di tiflo informatica, per dare consigli, per far sì che le persone possano rendersi conto effettivamente delle potenzialità che la tecnologia ci mette a disposizione. Rivolgetevi pure alla nostra associazione che si trova a Torino in via Nizza 151, numero di telefono 011 664 8636. Un cordiale saluto a tutti e alla prossima trasmissione. Siamo con il presidente di ANMIL Piemonte, Roberto Sardo. A Roberto Sardo chiediamo cosa fa l'ANMIL per tutelare le vittime del lavoro e i loro familiari. Salve a tutti. L'ANMIL da ormai 80 anni si impegna per una sempre maggiore sicurezza in ambito lavorativo e ancora di più affinché siano riconosciuti il giusto e dignitoso trattamento economico e le opportune cure e assistenze per tutti coloro che hanno sacrificato la propria salute, la propria integrità fisica e la propria vita per il lavoro. Ma anche offriamo un supporto e un'assistenza ai familiari dei caduti sul lavoro. Ad oggi l'associazione conta circa 300.000 iscritti e rappresenta una categoria composta da quasi 700.000 titolari di rendita INAIL, tra infortunati del lavoro, vedove, orfani di caduti sul lavoro. E sul solo territorio piemontese i nostri soci sono quasi 15.300. Per supportare l'intera categoria abbiamo sedi in tutta Italia, anche nelle varie province della regione, dove oltre a noi volontari ci sono operatori sensibili e specializzati in materia infortunistica, nonché esperti e professionisti pronti ad offrire consulenza e supporti anche gratuitamente. Parlando di protesi e ausili, ci sono state delle importanti novità per quanto riguarda l'assistenza da parte dell'INAIL. Che cosa è cambiato? Ma in effetti dopo oltre 10 anni, a fine dicembre 2021, è entrato in vigore il nuovo regolamento protesico dell'INAIL e in seguito a gennaio è uscita la circolare attuativa che prevede agli invalidi del lavoro l'erogazione di dispositivi tecnici come protesi e ausili, gli adattamenti per i veicoli di trasporto, sistemi e ausili informatici e domotici, e ci vengono erogati anche contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico. Vale la pena sottolineare per questa ultima erogazione che è valida anche per le seconde case. Certo, siamo ovviamente solo agli inizi dell'applicazione di questo nuovo sistema. Intanto l'ANMIL come si predispone ad offrire il suo aiuto? Le nostre vicende personali ci portano a conoscere profondamente le necessità e i problemi che sorgono per le famiglie all'indomani di un infortunio. E per questo siamo pronti ad offrire una vicinanza morale, perché purtroppo spesso ci si trova soli e senza punti di riferimento. Grazie al presidente Roberto Sardo per queste utili e importanti informazioni. Ricordiamo il numero verde di ANMIL 800 180 943. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.